Camila Cabello con Ed Sheeran qui su Radio Godò, bentornati da Alessia Pellegrino. E che caso, ve l'avevo detto poco fa, ci sarebbe stato in collegamento Marco Marzocca, e dal 21 aprile fino al 15 maggio al Teatro Manzoni di Roma arriva due giorni a settimana. Ovviamente protagonista è anche lui, Marco Marzocca. Ciao Marco! Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Godò. Ben arrivato! grazie, hai visto che belle giornate, finalmente sono arrivate anche le belle giornate. Finalmente sì, ma io sono curiosissima di parlare di due giorni a settimana. Parlaci un po' di questo spettacolo, su che cosa verte tutto? È uno spettacolo intanto che ha l'unica pretesa di divertire, di far ridere, non ha nessun'altra pretesa. Quindi dopo un periodo che conosciamo tutti e sul quale non mi voglio neanche soffermare, abbiamo bisogno di tanta leggerezza, secondo noi, secondo me, Stefano Sarcinelli e Leonardo Fiaschi, che sono gli altri due attori che mi affiancano sul palco. E quindi, partendo da uno spettacolo, perché insomma lo spettacolo in realtà aveva debuttato poco prima dell'inizio della pandemia, noi ci ha trovato impreparati, avevamo debuttato da pochissimo e stavamo in Sicilia, avevamo fatto solo due date e chiusero i teatri. E allora da lì abbiamo rielaborato, cambiato, sistemato e abbiamo messo su una commedia, che è la storia di questo produttore televisivo che in realtà non è un produttore, è uno che cerca di fare il produttore, si atteggia a fare il produttore, in realtà vive con i soldi di suo padre, che è molto ricco, ma che è anche un despota. Suo padre, in realtà, io interpreterò vari ruoli, tra cui anche il padre di Stefano Sarcinelli. Questo Stefano, che si chiama Stefano anche nella commedia, Stefano Sarcinelli, che tenta di darsi un tono e praticamente nel suo studio, quello tutto avviene all'interno dello studio di questo Stefano, si susseguiranno una serie di personaggi che cercheranno la fortuna andandosi a esibire, facendo come dei provini o cercando di far vedere quello che sanno fare dal punto di vista artistico. Tutti interpretati da Leonardo Fiaschi. C'è un finale a sorpresa, c'è un colpo di scena che vabbè, adesso non vi svelo. Comunque io farò più di un personaggio, ci sarà pure io, se signore. Oddio, lo amo! Io pulisce a casa del piano di sopra, che è del padre, e poi pure al piano di sotto, che è figlio, signor Stefano, c'è pure io. Ma il giovedì? Quindi, il giovedì? No, signor, due volte a settimana, giovedì e il giorno dopo giovedì, due volte a settimana. Infatti il titolo originale era due volte a settimana, poi dopo, per evitare fraintendimenti. Io mi sento male. Abbiamo deciso per due giorni a settimana, dico, sennò magari viene frainteso il titolo. Eh sì, a Roma soprattutto a Roma. Appunto, sì, esatto, quindi evitiamo qualunque tipo di fraintendimento, perché c'è solo da divertirsi, c'è solo da rilassarsi, è una commedia per tutta la famiglia, potete venire pure con i bambini di 3 anni, non c'è nessun problema, perché non c'è niente che possa né spaventarli né turbarli, quindi tranquilli. Questo è il nostro scopo adesso, è soltanto divertire e divertirci, perché ci vogliamo divertire pure noi. Infatti spesso accade sul palco, a parte improvvisazioni che sono all'ordine del giorno, perché ci piace lavorare così, ci piace avere la commedia da recitare, ma poi seguire anche un po' gli umori del pubblico, perché quella è la cosa più bella. Quello è quello che rende irripetibile ogni replica e che è la magia del teatro. Marco, tu sei laureato in farmacia, no? Con tanto di abilitazione, sì. Esame di Stato, e in questo periodo le farmacie insomma lavorano bene, niente niente, ti stai iniziando un po' a pentire della scelta? Ci ho pensato un po', che però no, perché è stata la vita che mi ha portato verso questo lavoro. Io non avrei mai immaginato, quando ero giovane, di poter fare questo tipo di mestiere, quindi sono successe una serie di cose un po' lungo da spiegare, però una serie di coincidenze, e quindi quando la vita ti chiama tu devi seguire la strada che si apre davanti a te e non ti devi fare troppe domande. Questo è quello che
ho fatto io e che continuo a fare. L'importante è avere entusiasmo, mai lasciarsi abbattere da niente e da nessuno, perché ricordiamoci che decidiamo noi dentro di noi come vivere e come stare. L'esterno influisce, ma influisce relativamente. Tu puoi essere sereno e puoi avere entusiasmo e voglia di vivere in qualunque situazione. Marco, questa è Che Caso, si parla di casi umani, si ironizza sui casi umani che si incontrano nella vita, quei personaggi un po' strani che, no, che ti capitano tra capo e collo nella vita. Sì. Tu hai mai incontrato un caso umano? Sì, io ho incontrato, no, un caso umano, un caso strano, perché io, come sai, mi sono più che caso umano, caso strano, sì. Mi sono trasferito negli Stati Uniti nel 2010, adesso sono già 2 anni che sono rientrato in Italia. Sono stato fuori 11 anni, la famiglia mia ancora sta là, io sono rientrato per ovvi motivi, tra il lavoro, la pandemia, le cose, non, certo, si poteva più fare avanti e indietro. Non si poteva più fare avanti e indietro come facevo prima, quando dovevo lavorare, quindi ormai è cambiato un po' tutto nella vita di tutti. E allora, quando andai in America, come tutti gli italiani, decisi con altri 2 o 3 soci di aprire un ristorante, che naturalmente è andato male, e ci abbiamo rimesso tutti, ma questo è un grande classico, per quelli che vanno in America vanno tutti lì con l'idea di fare il ristorante, è tipico degli italiani. E c'era un personaggio particolare che era di origine italiana, che veniva da solo, non tutte le sere ma veniva spesso, prendeva sempre lo stesso tavolo e se lo trovava occupato si straniva pure e si prendeva una bottiglia di vino, mangiava abbondantemente, una bottiglia di vino, e nel bicchiere di vino, si faceva portare il bicchiere quello grande d'acqua, ci metteva l'acqua, il vino e una rosa. Una rosa? Una rosa. E come sai, è il vasetto con i fiori? Una rosa. Ci metteva una rosa. E poi allora noi incuriositi all'inizio, siccome era un tipo pure molto serio, poi alla fine abbiamo preso confidenza, perché lui in realtà quello era un amore suo perduto. Era un amore perduto, e quindi lui tramite il vino ricordava, in qualche modo si metteva in contatto con questo amore perduto? Chissà perché, sì, forse lui bevendo il vino con la rosa dentro, la rosa poi non era neanche vera, era una rosa di plastica sua, cioè una rosa vabbè, era un caso particolare, sì, appunto, sì, era, sì. Un caso strano. Marco, io ricordo a tutti, però poi ti devo chiedere proprio un favore, allora da mercoledì 21 aprile fino al 15 maggio al Teatro Manzoni di Roma arriva 2 giorni a settimana con Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e Leonardo Fiaschi, quindi andateci perché veramente da come ce ne ha parlato si riderà tantissimo. Però siccome io sono pazza, proprio pazza, pazza, pazza di Ariel, ti chiedo, puoi fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Godò da Ariel? Certo signor, io sto qua. Allora, volevo fare un saluto e tante angurie di buona Pasqua a tutti gli ascoltatori di Radio Godò, signor. Tante, tante angurie di buona Pasqua. Mi raccomando, mangi poco, perché sennò poi dopo si sente male, e la cosa più importante, se poi c'è da pulire, viene io, signor. Va bene Marco, grazie di cuore, davvero, sei veramente, oltre che un bravissimo attore, un fortissimo comico, sei una gran bella persona, veramente, grazie di cuore. Grazie, grazie, grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, allora ci vediamo al teatro, ci conto, eh? Assolutamente sì, dal 21 aprile al Teatro Manzoni, ci vediamo lì, ciao Marco, buona Pasqua. Ciao, un bacione, auguri, buona Pasqua a tutti, ciao. Ciao, ciao. Sai già cosa penso, come se mi guardassi dentro. In ogni mio silenzio c'è qualcosa di più di tutto quello che a parole io.